Compagnia di Gianni Commessati, direttore commerciale della società Energy System, una società il cui motto è chilometro zero. Perché? Perché nella nostra regione Friuli Venezia Giulia noi siamo gli unici che produciamo il pannello fotovoltaico e lo installiamo direttamente sulle case dei nostri clienti e sui capannoni. Lo sviluppo del vostro prodotto è verticale, giusto? Sì, la nostra è un'integrazione verticale. Siamo partiti come installatori, abbiamo fatto un passo indietro nella filiera produttiva e siamo diventati produttori e installatori, ovviamente. Ma voi servite soltanto la zona del Triveneto oppure potete allargarvi anche in altre aree? Per il momento, proprio per il concetto di filiera corta, stiamo facendo solo esclusivamente il Triveneto. Il nostro raggio d'azione è 300 km intorno alla nostra fabbrica. Qual è il valore aggiunto, oltre appunto sicuramente questo di notevole importanza, che la vostra azienda può offrire al mercato? Dal nostro punto di vista c'è la qualità del prodotto, che è un prodotto italiano al 100%, e c'è il minore impatto ambientale possibile. Il pannello esce dalla fabbrica e finisce sul tetto del cliente. Il cliente è attaccato alla nostra fabbrica. So che è in fase di realizzazione un impianto in una ex cava. Qual è la potenzialità di questo impianto? L'impianto è già stato realizzato e connesso alla rete il 29 aprile scorso. Si tratta di un progetto di riqualificazione territoriale dove siamo riusciti a prendere una ex cava dismessa, un buco in pratica, dove non si sarebbe potuto fare nulla per almeno 30 anni. Abbiamo installato un impianto fotovoltaico di 2 MW di picco. Chi ne beneficia di questo impianto? In sostanza ne beneficia l'investitore, ovvero il cliente che ha fatto l'investimento, che ha un ritorno economico, ma parallelamente tutta la collettività, perché 1000 famiglie riescono a essere, da un punto di vista ambientale, completamente indipendenti per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta, ovvero energia da fonte rinnovabile e non più non rinnovabile. Per cui 1000 famiglie in che area? Nell'area limitrofa alla sede dell'impianto. Che si trova dove? Premariacco, in provincia di Udine. Avete qualche novità che state presentando? Diciamo che stiamo potenziando il nostro concetto di filiera corta con un'azienda specifica dedicata al residenziale, quindi impianti sotto i 20 kW, quindi una struttura a sé che viaggia per conto suo intorno al cliente a 360 gradi. E come si chiama questa azienda? Soleico SRL. Vostro partner? Sì, è di nostra proprietà, con una struttura dedicata esclusivamente agli impianti residenziali. Siamo presenti sul territorio con agenti porta a porta che vanno a proporre la nostra soluzione a chilometro zero anche sul residenziale e non più solo sull'industriale o il commerciale. Ecco, visto che voi avete un rapporto, diciamo, diretto con il residenziale, come rispondono le persone, diciamo, che non fanno parte di questo mondo ma che si stanno avvicinando a questo mondo? Era positivo fino a pochissimi mesi fa, fino a 2 mesi fa. Erano, diciamo, colti anche dall'emotività che il settore intero riusciva a trasmettere alle famiglie stesse. L'energia rinnovabile, il poter non più pagare la bolletta dell'Enel o del distributore di energia elettrica, per loro era fantastico. Adesso sono ancora incuriositi, ancora interessati al 100%, però purtroppo sono lì che aspettano e dicono: finché non c'è certezza io non compro nulla. Ecco, la vostra azienda offre anche delle possibilità di finanziamento magari collegate a qualche banca? Siamo convenzionati con tutti gli istituti finanziari bancari della nostra regione, che però al momento hanno chiuso definitivamente i rubinetti.